Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra partita con l'Inghilterra. Mi sono informato un po' di più sul problema che avevamo riscontrato nella scorsa partita e probabilmente sembrerebbe un bug di gioco. Quindi probabilmente non riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo di diventare Gran Bretagna e quindi di raggiungere il terzo achievement. Ci sono un paio di idee che ho buttato verso sul nostro server Discord, ai sub del canale Twitch, e una può essere quella di comunque raggiungere l'achievement, anche se non ci verrà dato, ma comunque per farvi vedere come si raggiunge, o in alternativa, provare a diventare Impero Romano e raggiungere l'achievement Mare Nostrum, il che non è particolarmente facile in quanto dobbiamo prendere più o meno tutta la zona europea, tutta questa parte qui. Non è facilissimo, ma ci si può provare. Attualmente siamo quasi ai 100 anni di gioco. La Francia sicuramente la integreremo, visto che comunque abbiamo un botto di missioni lì, se no l'avrei anche tenuta. L'Austria probabilmente no, salvo che sia necessario per diventare in caso imperatore romano, però per ora la teniamo. Ha i suoi 22.000 uomini, sono proprio pochi, però vabbè. Missioni, ha delle missioni interessanti? Non lo so. Imperatore, questo li blocca tantissimo. 12 province qua sopra, ma lì le voglio io. Gli States, ma non so neanche se li ha. Declino dell'Ungheria, col quale ha preso forse la Casus Belli e non è riuscito a prenderla, cavolo, peccato. Eh sì, probabilmente era il Casus Belli, peccato che non è riuscito a recuperarlo, se no glielo tenevamo. Salvo che abbiamo noi un Casus Belli ora. Abbiamo dei Casus Belli, però non quelli che ci non è restaurare l'Unione, ma vabbè. Però potremmo fargli fare qualche guerra qua, però, In Polonia, in Ungheria e in Croazia. Perché no? Se io dichiarassi guerra alla Croazia per i conquest dell'Austria, entra lo Stato Pontificio, entra Venezia, ma sono veramente pochi loro. Potrei anche farlo, guarda. Non abbiamo diplomatici e lo recuperiamo. Questo migliora le relazioni al Papa, quindi andiamo a dichiarare guerra. Recuperiamo anche questo, tanto ce l'abbiamo entrambi a 200 e quasi quasi sfruttiamo finché c'è la Francia per ingrossare un po' l'Austria. Quindi Croazia, prendiamo questa provincia qui che non so assolutamente come si pronuncia. Appena abbiamo in 6 giorni. Ecco qui, benissimo. Conquista. Papa non mi interessa metterlo come belligerante, Venezia nemmeno assolutamente, quindi Polonia, che siamo alleati con la Polonia, beh, allora motivo in più per sbucare di qua e spingerci poi in Ungheria. Marocco non vengono, la Polonia perché? Perché è un'altra guerra dei debiti, se no verrebbe anche, ma vabbè, non ci interessa, la sfrutteremo poi in un'altra guerra quasi qua. Ungheria con chi è alleata? Pisa e Celia, abbastanza sfigata, quindi va bene, dai. Dichiariamo guerra per, abbiamo detto, questa provincia qui. Loro hanno neanche 40.000 uomini. Dichiara guerra e spingi un po' Austria e Francia. Vediamo se ce la fanno loro da soli, anche se noi comunque siamo tappo di manpower, quindi potremmo benissimo prendere questi uomini qui. Abbiamo ribelli ancora. Sì, ma non qua. Benissimo, questi uomini qui e spararli di là. Ora, quante navi hanno però? 44 galee. Venezia ha un botto di galee, questi forse sarebbe stato meglio portarli qua prima. Facciamo così, mettiamoci un altro esercito. Il nostro terzo dov'è? Qua, portiamoci lui che ci va. Non riesce ad arrivare qua. Diamo un passaggio alla Svizzera. E ce lo dà. Col passaggio alla Svizzera ci arriviamo. E gli ha 25.000 uomini veneziani. Austria riesce a scappare, ottimo. Chi? Polonia? Hai chiuso la guerra allora. Ma che brava.
Allora sì, vieni, vieni tranquillamente. Tanto li abbiamo i favori, no? Pochissimi, ma va bene. Vieni tranquillamente, infatti espansione aggressiva attualmente non mi interessa. Quindi vieni tranquilla. Stati, ne abbiamo un botto. Nazionalizzazioni, come siamo messi a livello di tech? Indietro, aspettiamo un attimino. Ok. Hanno recuperato dei uomini in più. Polonia, quindi spingi in qua, vieni giù. Polonia qui e Lituania qui. Così almeno li facciamo avanzare be per bene. Se riuscissero a mandarci un bel po' di uomini, ci danno una grossa mano. Loro uomini ne hanno parecchi perché hanno 40, 74.000 uomini in due. Quindi se aspettiamo un attimino che scendano dalla guerra che avevano fatto. Ah, era da questa parte, allora sì. Tempo che arrivano, se ce li mandano siamo a posto. Noi intanto abbiamo... No, ovviamente assedio no, potremmo cambiare leader. Questo è quello forte. Mettiamolo, dai. Questo è quello veramente forte. Noi quanto abbiamo ora di Army Tradition? Pochissimi, veramente poca. Dobbiamo fare più guerre. Abbiamo degli altri statuti, eh. 10 di prestigio. Meno 60 con tantissime nazioni. Fino a fine della partita. Malcontento. Influenza sul Papa a meno 10. Potremmo anche farla, eh. Quanto prendiamo noi l'anno? 4,09. Beh sì. Aspettiamo un attimino di arrivare a 100. E poi magari lo facciamo. Perché poi li perdiamo tutti, eh. E poi abbiamo... No. 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 Quindi questi tre li leviamo. Teniamo solo questo che poi probabilmente faremo. Tanto loro si stanno raggruppando un po' tutti insieme. Nel mentre noi aspettiamo i nostri amici. E qui abbiamo un attack da fare, che facciamo subito. Che attack abbiamo? La 11. E loro? La 10. Questo è già buono. Però le navi non le dobbiamo prendere. Sono troppe. I mari chiusi così sono troppi loro. Ok, bravo. Allora spostiamoci di qui. Non è che per caso sta venendo giù. Visto che abbiamo pieno, facciamolo. Non è che per caso sta venendo giù. Relazioni diplomatiche più uno. Facciamo una cosa. No, facciamo la tech. Facciamo la tech. Vediamo se riusciamo a dargli una mano. Tu entri. Entri. Stanno già in parte vincendo, ma ci arriviamo anche noi. Ottimo. Ottimo, andiamo a portare avanti questa guerra. Rivolta Verdun, ci avevamo tenuto questi uomini qua apposta. Non è che ce la fai a passarci, vedi? Ce passi, grande. Andiamo avanti. Ecco i polacchi, bravissimi. Bravissimi polacchi. Questa è tutta zona che diamo agli austriaci. Borgogna è entrata in coalizione, va bene, non c'è nessun problema. Questa anche Austria, perché tanto è tutta le rivendicazioni austriache, mi sembra, no? Questa sì. Queste 4, o questa no, vabbè, intanto io non posso nazionalizzarla, quindi vedremo di dare tutta l'Austria. Polonia sì che sia entrata serve a una mazza, ma vabbè. Meglio averla dentro che fuori, tanto comunque si fanno i favori. Quanti ne facciamo? Quasi tre l'anno qui. Non è un problema. Ah, gli altri sono il Papa e Venezia. Eh sì, il Papa e Venezia. Allora iniziate a spingere un po' qua a Polonia. Qua a Lituania, vai. Così quantomeno inizia a sistemare anche gli altri. Bene. E qua gli Ottos, poi dovremmo pensarci un po', 120.000 uomini, sono veramente tanti. Sono veramente tanti, ma sarebbe opportuno poi dargli un po' una botta anche a loro. Qui possiamo anche fare tutto il giro volendo. Ok, vittoria nella battaglia di Verdun. Benissimo, e qui? Ecco qua, possiamo fare...
Ok, cioè morto al re, non mi ricordo se l'altra era buona, mi sembrava di sì. Un botto di ribelli, va bene. Cercare questa tecnologia, sì, la facciamo assolutamente. Colonia autosufficiente, brutte notizie, è un 12, esatto. Enrico VII e Lancaster è un 12. 363 con un 11 come erede, peccato per lo 0 militare, ma va bene. Matrimonio, la regina fa veramente schifo, non è un problema. Allora, abbiamo detto che qua ne abbiamo 22 di qua e altri 8 qua, sempre 30 qui. Allora, facciamo così. Facciamo passare qualche giorno, recupera questa provincia. Bravo, e ora vai qua. Sperando di arrivarci prima degli altri, prima dell'insurrezione di questi ribelli qua. Sono pretendenti e non sono neanche malvagi. Visto che il nostro re è molto buono, non serve per noi valutare questi qua. Il nostro re è un 12, abbiamo detto, con costo di costruzione meno 10%, con un ottimo erede, con forte legittimità, non con pretesa, non come... Si rivolta a proposito, quindi questa non è quella che è stata completata, ma quindi è stata completata questa. E direi che continuiamo a spostarci in giù di qua, no? Potremmo anche fare un po' di balzi in realtà e andare magari qui. Tanto la zona è la stessa. Questa sì. Questa sì, questa no, però dovrebbe diventare comunque la stessa regione. Ecco. Vediamo, in ogni caso direi che fino a qua ci possa arrivare. Questo è un estuario, quindi ha potere commerciale in più, direi mandiamolo qui. Tanto giù c'è una nave da trasporto apposta. Ah, ci arrivi a piedi. A sto punto proseguiamo. E non appena sbarchi andiamo a vedere. Come è messa l'altra colonia? 304, ok. Qui come procede? Vabbè, queste sono le battaglie per i movimenti, non c'è problema. Qua ci procede che ci stiamo muovendo. Andiamo ad Ancona. Ancona è già sotto assedio. Giriamo di qua. Lasciamo fare gli assedi a loro, così si prendono un po' di logoramento. Venezia non esce ancora. Il Papa esce. A sto punto ci prendiamo un po' di soldini. Finiamo l'assedio. Ecco la rivolta. Ce l'abbiamo fatta arrivare in difensiva. Ottimo. Ah, ci fanno anche il mazzo, cavolo. Ci fanno anche il mazzo questo. Devo mettere un leader migliore, eh. Facciamo così allora. Ci ritiriamo. Sono forti. Ci ritiriamo e appena finita la guerra portiamo su anche il secondo esercito. Oppure ce la portiamo su appena finita. Tanto qua la stanno portando avanti da solo. Muovetevi qui. Portiamo sul secondo esercito e riassaltiamo di nuovo. Non sono usciti i leader particolarmente buoni, però comunque non sono malvagi. Va bene, vabbè, ci hanno preso un po' di province, fa lo stesso, morale degli eserciti meno 5%, non è per niente una buona notizia, ma... Qua Venezia non la potremo prendere, ma a questo punto... Tu hai rivendicazioni anche lì? Solo in questa zona... Ah, che è una bella zona questa. È una bella zona. E la tua missione cos'è che ti comporta? Di avere 11 province, Slovacchia, Transdanubio e Alfiold. Quindi probabilmente ce la potremmo anche fare, forse. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, forse no. Forse non abbastanza perché la Polonia le ha le altre. Vedremo. Vedremo. Tanto dove sono i nostri? Ti stai dividendo, bravissimo. Anzi. Quindi io ti metto lui. Blocchi e vado, perfetto. E tu, visto che vieni qua, poi sbarca direttamente di là.
Tanto questi sono 7.000 e non ci credo che non li battiamo, anche col meno 5% di morale e anche con il meno 2. Barca direttamente qui. Va bene, non li abbiamo distrutti, ma ora sì. Perfetto. Imperatore alla Borgogna. Non l'avrei mai detto. Ok. Allora, presa Roma, siamo a 103 punti. Col Papa ci... no, aspettiamo di far la pace. Allora, col Papa, via, ci dai tutti i soldi. Le province, ma non mi interessano province in Italia per ora. Anche se ci potrebbero servire per la cosa, però in caso poi ci pensiamo dopo. Quindi dammi tutti i soldi. Mi dai che rompi l'alleanza con chi? Mamelucchi non ce l'hai e va bene. Portogallo neanche perché ci rientrerò di nuovo in guerra. La Croazia, se riesco, la faccio sparire tutta, ma nel caso... Vediamo se riusciamo a farlo sparire. No. No, quindi va bene. Rompimi pure l'alleanza con Croazia. E poi mi serve prestigio, ma sì, perché no? Leva la rivalità con... con Tunisi, non me li dai. Allora dammi un po' di soldi. Riparazioni di guerra, e va bene così. Perfetto. E ora poi, appena finito questo assedio, dichiariamo pace anche con Venezia. E a sto punto prendiamo sta provincia e poi... Veniamo a dare una mano, poi almeno non prendiamo l'occupamento. E poi si assalta direttamente. Quando arriva 8 ottobre, 7 ottobre, tu aspetta un giorno e assalta anche te. 8 ottobre e 8 ottobre. Benissimo. 80.000 e ora spero proprio che nonostante il nostro zero, onestamente, esatto. Completamente distrutto. Tu a questo punto torna indietro, torna qua nel continente. E Venezia, quanto ci deve? Ha finito l'assedio. C'è un bel po'. Allora, nel tuo nodo non mi interessa niente, però potrei prendere un po' di province. A te non interessano, vero? No, non te ne interessa nemmeno una. Me le piglio io a questo punto. Perché queste province comunque non sono per niente... Ah, costano un botto. Perché non era co-belligerante, ovviamente. E invece te le des... E anche qua mi becco un... Diciamo che per ora non possiamo fare grosse conquiste perché abbiamo ancora tutta questa aggressive expansion in più, però possiamo ridurla del 10%. Quindi diamo tutto ad Austria. Riduciamo l'espansione aggressiva. E andiamo a vedere un po' come ce la caviamo. Se noi prendiamo tutto il possibile. Ah sì che facciamo un completo. Facciamo una completa annessione e ci becchiamo una coalizione che ci ricorderemo per tutta la vita. Dove però non ci sono gli ottomani. E questo già non è male. Anche se loro sono proprio tanti, eh. Quindi non va bene. Quindi a sto punto dammi tutto quello che ha invece rivendicazioni, così non pago punti. Sono solo queste quattro. Solo queste quattro. E con solo queste quattro comunque mi becco un pochettino, vabbè, questa è quella che ho più o meno adesso. E potrei anche far così, aspettare che scenda un po'. Riparazioni di guerra, trasferimento del potere commerciale. Potrei anche farla così, e quindi non prendere province, se non dargli giusto questa. Che la vuole. Sì, che la vuole. Scemo. Non è mica scemo. Quindi potrei dare a Istria all'Austria, prendere i soldi e
Evocare nazionalizzazioni non serve, neanche restituire province perché non sono loro. Rompere alleanze con Croazia. E mi prendo. Ah, qua costa no, no. Mi prendo riparazioni. No, non mi le dà le riparazioni. Allora fai così. Quanti soldi vengono a me? Più o meno la metà. Va bene. Anche perché gli altri, bene o male, quasi tutti vanno ai miei. Quindi va bene così. E poi la pace invece con la Croazia sarà con queste quattro province, cinque province, tutti i soldi anche te. Ah, queste le ridareste a Ungheria e quali? Bax? Ma probabilmente quelle che sono qui, no? Bax, sì. Questa che era il mio coso, sì. No, allora non mi interessa. Mi vai a rompere che cosa? È una rivalità a sto punto, così mi prendo un po' di prestigio. Prendiamo un po' meno soldi e mi dai le riparazioni. La coalizione c'è, ma scende abbastanza. Un pochettino, vediamo, magari ci avviciniamo di più a fine anno. Perdiamo 600 ducati, eh? Però per prendere uno di mercantilismo, probabilmente lo farò. Però per farlo dobbiamo prendere i ducati dalla Croazia, vediamo. Quindi, dicembre, ci avviciniamo a fine anno, qui poi scende la espansione aggressiva. Ok, va bene così. Estendiamo il monopolio per ora, sì. E andiamo a fare il trattato di pace che abbiamo detto. Costa 12, perché? Ah, perché c'era questa provincia che in realtà non. Allora va bene così. Ok. Accettiamo. 615 ducati. Lui ne vuole 605, perfetto. Tanto guadagniamo comunque. E a sto punto l'Austria è un pochettino più grossa, questo ci fa molto molto piacere. Ceglie, non è che c'hai l'Austria, c'ha qualche rivendicazione, vero? Nessuna. E valuteremo, anzi valuteremo un corno, attacchiamo l'Ungheria a questo punto, perché anche l'Ungheria c'ha un sacco di. Polonia, voi delle terre, non ci penso neanche a dartele, sono tre messi in croce, quindi pest. È vero che anche qua beccheremo espansione aggressiva, ma va bene. Francia, tanto poi siamo un po' più quieti. Non siamo più in guerra col Papa, quindi ci becchiamo. Manpower non mi interessa. Morale degli eserciti e prestigio, sì. Costo di costruzione, no. Mercantilismo potrebbe. Legittimità e migliorare le relazioni. Dammi mercantilismo. Anzi no, questo. Così aumentiamo la nostra legittimità e andiamo ad abbassare. Con i paesi oltraggiati, quindi appena ci rientra, eccolo qui, paesi oltraggiati, va. E nel mentre andiamo anche a fare economia, no, condividere conoscenze non possiamo condividere con nessuno. Quindi direi che ora ci siamo, loro sono tre gatti in croce, quindi non ci andiamo, no, non ci mandiamo neanche i nostri uomini, andiamo questi a fare le truppe, ad allenarsi, anche tu. E a sto punto andiamo a vedere le nostre dimissioni. Cosa dobbiamo fare noi? A sto punto stare un po' calmi e concentrarci sulle colonie. Andare a scoprire l'India. Monopolizzare la Manica. Non abbiamo ancora l'85%. Dovremo continuare ad attaccare un po' queste provincette qui. Prenderci Brabante, Liegi, eccetera. Annettere la Francia, che siamo al 63%, e cambiare religione. Quindi per ora si aspetta. Perché qua poi dobbiamo dichiarare guerre, prendere province, quindi continuare ad alzare la nostra espansione aggressiva. Quindi per ora aspettiamo un attimino, portiamo un po' avanti, qua faremo l'ultima la tech amministrativa. Mi serve ancora sul diplomatico? Sì, perché la Francia costa ancora tantissimo, abbiamo ancora 16 anni per l'annessione. E il bonus finisce dopo, vero?
Questo finisce nel 50. Eh no. 17 ottobre 50. Dobbiamo aumentare la legittimità. Legittimità perché ci alza. Se non ricordo male. No, non ci alza un corno. Ah sì, reputazione diplomatica, vabbè, ma di poco, di molto poco. Quant'è la nostra reputazione diplomatica? 1,21, no, non è abbastanza. Non è abbastanza, e quindi la Francia, che finisce quindi nel 51, non va bene. Dobbiamo mettere qui un'reputazione diplomatica. Più 3 che costa la metà. Mi viene anche bene. Peccato per l'efficienza commerciale, ma a sto punto prendiamo i soldi. Se no perdiamo il bonus. E Francia continua a prendere qui. Vai. E Austria continua. Te brava, va bene. Tregua con Aquisgrana. Tanto qua si continua ad andare avanti. Qua poi vi attaccheremo tranquilli, ma per ora dobbiamo far scendere un po' tutta questa espansione aggressiva. Quasi quasi piazziamone un secondo. Di oltraggiati, tanto i vassalli per ora sono a posto. 200-200, anzi l'Austria 0 e impone già l'embargo, quindi non ha nessun problema. La Francia 7%, perché comunque sono forti, quindi recuperiamo un pacco di uomini, hanno 48 reggimenti, quindi 48.000 uomini. Quindi presi quelli, superiamo il forze limite, ma di brutto anche. Però magari lo aumentiamo anche, ecco, quindi vediamo. Intanto ci prendiamo corruzione meno 5. E ora siamo a posto anche con l'amministrativa, giustamente quella rimasta indietro la diplomatica perché abbiamo il meno 4. Vai, dibattito. Mercante più 1 non è per niente male. Costo consigliere, ma neanche. Ma assolutamente, ci prendiamo costo consigliere perché ora che mettiamo anche qua, è vero che costa la metà. Lo facciamo subito, ma sti consiglieri costano 18 ducati. Quindi così recuperiamo 2 ducati secchi. Invece, forze terrestri quanto ci costano? Ma molto di più. 48. Quindi così ne recuperiamo 4. E quindi va bene questo. Seleziona già il 50%. Professionalismo no, tradizione esercito no, ducati. Aspetta. Terre, ma non ci penso neanche. 10 potere amministrativo, va bene. Ducati, no. Influenza, sì. 5 di prestigio, va bene. Tradizione navale. Dai, e ne manca ancora uno. Non ho voglia di prendermi un debito per sta cavolata. Tanto guadagniamo 8. Cedere le terre, non voglio. Voglio cedere le terre. Ne abbiamo 68, quanto riprenderebbero? 2. E vabbè, dai, va bene. Noi ne prendiamo 5 alla volta, per una volta va bene. E abbassiamo quindi da 48 a 44,5. Fantastico. Mi ha recuperato 4 ducati secchi così. Potresti venire, ma quasi quasi i favori me li tengo. Tanto sta guerra praticamente è finita. Ma c'era anche Celje? Anche Pisa? La guerra è finita, va bene il matrimonio reale, ma non ti chiamo. Quindi, li ho. Aspettiamo un po', quando poi possiamo fare tutte e tre le paci, le facciamo tutte e tre insieme. Abbiamo dei ribelli. Meno 4 e 6, eppure abbiamo ancora ribelli, va bene. 60% dove? Girona e Roussignon. Francia? Ah, no. Riesce? Sì che ci riesci, ovviamente. Annulliamo l'addestramento, vai, e dividi metà e metà, così almeno lo facciamo scendere, questo. Minorca, Ibiza e Maiorca, anche questi poi ci penseremo quando saliranno un po'. Siamo pieni di manpower, ottimo. Bene, allora.
Direi che sì, siamo messi abbastanza bene. A questo punto prendiamo queste navi, gli mettiamo un ammiraglio. Ah no, 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 non voglio spendere 2 punti. Mi serviranno poi sì, ma adesso no. Andiamo a dare una mano qua. Stati, quanto siamo? 761, però aspettiamo un attimino perché quando integreremo la Francia ci saranno degli stati molto utili. Ecco qua, aprile 48, fantastico, perché il nostro bonus finisce nel 50 e quindi non perdiamo il 10% di annessione. Ovviamente lo terremo ben monitorato, però direi che grossi problemi non ne dovremo avere. Ora facciamo questa pace. Celie ci dà i soldi. Vassallo non mi interessa, non penso almeno. Hai un paio di conquest e un reconquest qui, non me ne frega assolutamente niente. Quindi mi dai soldi, pochissimi, trasferimento potere commerciale, riparazioni di guerra e alziamo un po' il prestigio, mi levi una rivalità. Poi, appena torna, facciamo pace con Pisa. Tanto qua gli abbiamo spaccato una nave. Pisa mi dai. Tu qui ovviamente non avrai nessun conquest, reconquest, eccetera, sti due cagate. Pisa mi dai quindi. Trasferimento potere commerciale. Riparazione di guerra, trasferimento potere commerciale. Soldi. Ma tu ne hai già un pochettino di più. E anche tu quasi quasi mi vai a rompere un'alleanza, una rivalità. Così almeno mi dai più prestigio. Ottimo, prestigio siamo praticamente a 100. Quindi con la pace e poi con l'Ungheria ci arriviamo. Ottimo, pace con l'Ungheria. Queste sono tutte terre che vanno all'Austria. Diamole tutte all'Austria. Vediamo se riusciamo a dargliele tutte oppure no. In base ovviamente a che coalizione ci becchiamo. Quindi 1, 3. Tosta, eh? Molto tosta. Così è troppa. Così è troppa, c'è anche Castiglia, Boemia. Così è troppa, riduciamo un po'. Andiamo a mettere queste quattro qui, che sono le quattro dove abbiamo le nostre rivendicazioni. È comunque tanto. Rifacciamo di nuovo lo stesso giochetto, si fa pace di nuovo a fine anno e fino a fine anno andiamo a mettere oltraggiate. Commercio, eh? Commercio molto basso, niente. Tasse, no? Produzione. Allora, un parente ingenuo potremmo. No, sì, rilasciamolo anche se ci basta un po' la creazione di reti di spionaggio. Potremmo abbassare un po' la governing capacity. Che belli questi 1500 di manpower, me li prendo subito. Questo abbiamo detto che deve dividersi metà e metà. Così abbassa. Qua continuiamo a guadagnarne anche se 5. Vediamo, per ora miglioriamo un po' dopo, miglioreremo un po' il rapporto con loro. Anche se non credo che riusciremo ad arrivare a 50. E qui è questo, no, non è questo. Non riusciamo più a farla quell'altra, dov'è? Qual è la condizione? Ah, deve essere meno 50. Vabbè, allora per ora aspettiamo ancora un po' e ci prendiamo ancora un po' di bonus. Novembre, ci siamo quasi. Ok, arrivati al 1° dicembre, visto che tanto scatta col mese, richiamiamo, tanto arriva in tempo. Ottimo, ci andiamo a fare qua, questa qua. È scesa qualcosina? È mica guai.
E vabbè, ci proviamo ugualmente. Dacci i soldi. Ci andiamo. No, restituire non mi interessa. Rompi l'alleanza con Celie. Rompi l'alleanza con Celie. E dammi le riparazioni di guerra. E va bene. Accetta. E non appena ci torna questo, fra 16 giorni, andiamo subito a migliorare di nuovo con gli oltraggiati. Napoli è entrata in coalizione, va bene. Tanto prima o poi gli avremmo dovuto comunque dichiarare guerra, quindi, e avremmo comunque aspettato, quindi aspettiamo. A questo punto, noi abbiamo tanti uomini e delle discrete alleanze, che sono quindi a questo punto Polonia e Marocco. Non penso che ci dichiareranno guerra, anche se tutto è possibile. Marocco quanti uomini ha? 19. Tunisi 13? Pochissimi. Tunisi 13. Daresti anche l'alleanza Tunisi, ma non so se la vuoi. La vorrei forse per attaccare i Mamelucchi, ma a sto punto meglio cercarsi un alleato migliore, magari contro l'ottomano. Kazan, curati. Polonia e Lituania l'abbiamo già presa, Karakonyulu, figurati, sicuro. Boemia? No, perché sono indignati, ci possiamo lavorare, ma 29.000 uomini potrebbe anche essere un'idea. Ottomani, chi sono i tuoi rivali? Solo la Polonia. E allora facciamo così. Questo lo prendiamo e lo mandiamo qua. E vediamo di migliorare il rapporto con la Boemia e provare a allearci la Boemia. Forse avremmo dovuto farlo prima, ma uguale. In caso siamo abbastanza a posto, perché abbiamo un po' di alleati. Questi qua però vorrei riportarli nel continente, perché potrebbero tirar fuori un botto di navi, essendo in tanti. Quindi è meglio essere pronti con tutti gli uomini. Relazioni diplomatiche, che non è neanche una pessima idea. Anche se per ora non mi serve, quindi aspettiamo. La Boemia, non è che possiamo magari. Bravo Boemia, bravissimo, che dà indignato e ci dà il cuoricino. Così intanto non entra in coalizione, uno. E due, ci andiamo a fare una bella alleanza. Questa comunque ci può servire. Perché comunque sono 29.000 uomini, qua magari due botte all'ottomano gliele dà anche, è vicino. E intanto ci leviamo 29.000 uomini da una possibile coalizione. Magari li portiamo dalla nostra parte. Matrimonio reale subito. Firenze entra in coalizione. Qua chi è che c'è di grosso? 19, 19, 17. Vabbè, loro 13, ma sono anche i nostri rivali. La coalizione deve essere cattolica, quindi andiamo a valutare giusto i cattolici. Direi che altri di grossi non ce n'è se non la Danimarca, ma la Danimarca ci dà il cuoricino, non è neanche indignata. Non mi interessa allearmela, però quantomeno è in buoni rapporti. Qua andiamo a fare la tech, che voglio essere sicuro di non rimanere indietro. Qua possiamo anche legittimare. Qua siamo avanti. Quanto guadagniamo? 8. 8 e possiamo mica. Anzi, no, scusa. Possiamo mica vendere l'istituzione? Condivisione conoscenza. Novgorod. Diamo la Novgorod. Qualcosina ci dà. Qui vai pure ora. Tanto siamo, devono attraversare tutta la Francia e tutta la Bretagna, quindi attrezzati pure. C'è un po' di ribellione alla Mancia. La Mancia non si deve assolutamente ribellare perché c'è la miniera d'oro. E va pompata poi, eh. Anche qua siamo abbastanza al sicuro. Ok, direi che per oggi ci possiamo anche fermare qui, come sono messe le due colonie, abbastanza bene. Direi che per oggi ci fermiamo qua. Abbiamo dei ribelli che escono dove? Eccoli. Ad Istria. Vabbè, ma sono 8.000, ce la fate, no? Hai fatto qualche uomo in più, Austria? Sempre 12.
E sei anche in positivo di 5 dollari, quindi perché no? Perché no? Fallo. C'è un botto di soldi, ora puoi anche farlo tranquillamente. Questi legittimano, si va bene. Tech, eccola qua, perfetto. Quindi per 7 anni abbiamo un altro meno 5, si traduce un meno 13 l'anno. Buono. Ora abbiamo un po' di soldi anche. E 3 che costa la metà. Penso di averlo già. 3 produttività che costa la metà, esatto. Quindi dammi 5 di prestigio. Non che servano tanto neanche quelli, però nemmeno quello che ho già. Tagliamo. E basta. Direi ci vediamo al prossimo episodio. Come al solito mi dimentico di mandare l'intro, quindi grazie per aver seguito il video. Iscrivetevi, mettete un bel mi piace, condividete e ci vediamo alla prossima. Facciamo un po' di Governing Capacity in meno. Ciao ciao.